Gianni Colacione per Liberi.tv, oggi è 28 luglio, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, la seconda giornata siamo in compagnia di Maurizio Bolognetti, militante ormai storico, attivissimo sulla questione ambientale in Lucania, in Basilicata. E il suo intervento è stato molto interessante e ovviamente ha riguardato un po' gli ultimi provvedimenti, il sequestro un po' dell'Ilva che c'è stato a Taranto, su cui magari poi volevo anche con lui parlare un pochino della strana alleanza che si è venuta a creare di fatto tra lavoratori e imprenditori, insomma, in qualche modo, perché protestano tutti contro questo provvedimento di sequestro. Ecco, su questa cosa, Maurizio, che cosa ci dici? Prima mi citavi un editoriale, sì. Mi ricordi chi è l'autore? Allora sì, citavo un articolo che ho letto, infatti ho fatto un editoriale ieri su Libri.tv, è un articolo letto dal giornale, il giornale appunto diretto da Vittorio Filti, di Marcello Zacchè, che poneva tra le provvedimenti giurisdizionali che in qualche modo contribuirebbero ad aumentare lo spread dell'Italia e quindi a proporla come impresentabile, una serie di sentenze, tra cui quella che sospende il pagamento del pedaggio nell'area C di Milano, ma anche questa appunto che sequestra l'Ilva, in quanto appunto secondo lui sarebbe dissuasiva riguardo a investimenti esteri in Italia. Addirittura dice: ma neanche noi italiani potremmo investire in un paese simile. Beh, interessante. Per questo signore il deterrente agli investimenti è rappresentato dal fatto che una tantum. Una procura della Repubblica decide di far rispettare le regole, quelle poche che ci sono, le leggi, di tutelare l'incolumità pubblica, l'interesse sì della collettività, di fronte a una situazione che va avanti da tantissimo tempo e che in tanti non hanno voluto vedere, non hanno voluto sentire, e magari sono gli stessi che adesso dichiarano veramente un tanto al chilo, ovviamente sempre nella solita direzione, giocando loro sì con le vite e le disperazioni della gente. È interessante, per caso uno gli dovrebbe dire: ma non è che la gente non, gli investimenti non ci sono perché abbiamo una giustizia civile disastrata, 6 milioni di procedimenti civili arretrati, no, quello che stiamo raccontando, no, lo spread, il problema è lo spread, è un magistrato, dei magistrati che dicono no, basta, qua la gente crepa. Nel posto dove siamo arrivati a deportare le cozze, ad ammazzare le pecore, la diossina nel latte materno, beh, appunto, credo che sia anche questa una cartina di tornasole di una, ecco, appunto, pannella, no? La banalità di un male che non si percepisce, non manco lo vedono quello che davvero succede. Il problema è il magistrato che ha sequestrato. La prossima tappa magari sarà una richiesta di trasferimento. Però io forse rivolgerei le mie attenzioni verso chi ha devastato quel territorio, ha fatto scelte, io credo, miopi, scarsamente lungimiranti. E i radicali, Pannella, Maurizio Turco, i compagni storici di Taranto, magari quelli che presentavano la lista Salva la Cozza, forse potrebbero raccontare qualcosa. Ma questa roba qui, per carità, avesse una faga che qualche cittadino dovesse essere raggiunto dal messaggio, magari finisce che si riconosce come quando andiamo fuori al Tribunale di Taranto con un solo cartello. La strage di legalità ha sempre per corollario nella strage di popoli, e la gente ci guardava e si riconosceva e annuiva. Ecco, forse perché noi viaggiamo nel DNA di questo paese e qualcuno lo sa e quindi deve spazzarci via e deve rimuoverci. Complimenti però al signor, come detto si chiama? Marcello Zacchè. Caro Marcello, io credo che le cose, il problema forse è lo spread, e questo non credo che sia quello il problema. Sì, provvederò poi a farti, a postarti questo articolo. Senti, no, ma la cosa che anche più, cioè, editoriale. Grazie. La cosa che insomma mi perplime anche è che in qualche modo emerge appunto da questa protesta che poi c'è stata dei lavoratori dell'Ilva che hanno bloccato Taranto contro, appunto protestando contro questo provvedimento di sequestro, chiaramente mossi da interessi ovviamente per quanto riguarda il posto di lavoro, che forse in Italia non esiste proprio una coscienza civile. Cioè, io ho sempre detto nel mio vaniloquio su Liberi.tv che l'Italia è una nazione senza cittadini. Cioè, quando un provvedimento di questo tipo è motivato dal collegamento evidente che hanno rilevato
di morti per un, diciamo, condizioni di lavoro insalubri, lo stesso lavoratore dovrebbe essere il primo a rivoltarsi contro questa situazione. E forse tutto il discorso del territorio, dell'occupazione del territorio, dell'abusivismo edilizio, eccetera, ha visto i cittadini vittime finali ma anche complici in tanti anni. Sì, sì, penso che di poter concordare con quello che stai dicendo, ma soprattutto il problema è che tenuti i cittadini sostanzialmente poi tenuti nell'ignoranza, i cittadini che magari oggi, quelli di Taranto, se 20 anni fa avessero ascoltato, ma anche quando ci siamo presentati come rosa nel pugno, come dicevamo, welfare to work, invece no, questi sono quelli lì, questi che pure stanno dichiarando e che cavalcano la protesta, tutti quanti con gli operai, se si fa per dire, ma difendono poi, mi viene che, ma difendono il lavoro, a parte che potremmo interrogarci su questo, o un lavoro specifico. Ecco, 20 anni fa noi parlavamo di salario di cittadinanza, ho tirato fuori degli articoli, 93, 94, Pannella, no? Non ci hanno sentito e mi è venuto in mente il presidente Einaudi e le prediche inutili. È un'altra storia rispetto a Bendola, che oggi invece si ricorda che Taranto è un problema della nazione. Io invece ricordo che lui, per carità, ha anche un ruolo istituzionale, ci mancherebbe, è andato alla presentazione del rapporto ambiente dell'Ilva nel 2010, lì ci sono delle belle foto, Vendola con Marcegaglia, Vendola con i Riva, Vendola con gli operai, erano tutti contenti lì in quelle foto patinate. E poi dopo la sua intervista sul giornale edito dalla rivista Il Ponte, edito da Ilva Spa, e in cui fa delle dichiarazioni suggestive, per carità, in cui però io non c'è che riesco a trovarci tanto, tanto costrutto. Dico che se forse avessero ascoltato proposte altre per quella città, ma per questo paese, probabilmente non saremmo arrivati a contare i caduti di cui parlavi tu prima. E poi ci sono anche altri lavoratori, vorrei ricordarlo, e opportunità perse. Ci sono 12 allevatori e allevamenti storici che sono ex allevatori, ci sono i mitilicoltori che non, lì non potranno più coltivare, e poi c'è un territorio che aveva delle altre opportunità forse e che sono state completamente annientate, si spera non per sempre, da scelte altre che sono state fatte anche in termini di assistenzialismo e magari anche in termini di un'impresa che, per dirla con Rossi e con Pannella, socializza le perdite e privatizza i profitti. Boh. Però ovviamente loro possono dichiarare, noi interveniamo con Maurizio Turco e con Elisabetta Zamparutti. Manca a dirlo, abbiamo emesso silenzio. Non uno, eppure qualcuno avrebbe potuto dire cazzo, un intervento controcorrente, appunto, sparito. Ma non è che perché era solo controcorrente, erano interventi anche, credo, di contenuto. Non esistono, non esistiamo. Nel tuo intervento hai citato anche, perché si ricorda sempre Taranto soltanto per l'Ilva e poco altro, ma anche la presenza dell'arsenale, della Cementir, ma anche dell'arsenale. Allora mi viene in mente, parlando appunto di comunità che sono mortificate nel loro diritto alla tutela della salute, anche i vari poligoni che stanno in Sardegna, e lì parliamo di allevamenti che nascono genetiche. Sì, lì sembrerebbe che finalmente un magistrato ha preso il coraggio a due mani, adesso è una notizia che ho preso proprio qui al comitato dai compagni sardi, in particolare da Carlo Loi che me ne parlava, che finalmente sembrerebbe esserci un magistrato che ha deciso di vederci chiaro e di capire che cosa sta succedendo. Ma appunto è l'Italia che è così, il caso Taranto, il caso Tana, il caso Basilicata, il caso l'Eternit. L'Eternit, dove c'è un magistrato, c'è. Glielo vogliamo dare atto, perché quella sentenza secondo me andrebbe letta e divulgata. Guariniello che inquisisce, ma provocatoriamente mi è venuta, forse esagero, ma non mi si fraintenda, su certe fabbriche forse avrebbero dovuto mettere la scritta che c'erano i campi di concentramento, il lavoro rende liberi, perché è questo che emerge da certe, non testimonianze, ma denunce delle morti bianche a Ottana, a Pisticci, a Casale Monferrato, ad Acerra, e c'è anche in Puglia, credo che ci sia stato, adesso mi sfugge il problema, Montefibre credo, ma appunto è tutto così, gli avvelenati di Stato, il debito ecologico, il debito pubblico, il debito di giustizia, e un tesoro rappresentato dagli editoriali, anche tu e dalle riflessioni da questo, qualcuno parla di intellettuale collettivo, che non deve esistere,
forse perché, ripeto, sanno che spesso ci siamo trovati a, non so, come dire, interpretare anche attraverso lo strumento referendario un paese che è un pochino diverso da come qualcuno lo vorrebbe o lo rappresenta per certi aspetti, però appunto cancellato, rimosso, tutto questo deve essere rimosso. Però io ti ringrazio, ringrazio te per avermi fatto parlare di una di queste cose. Poi ci sono un sacco di documenti che chissà quanti conoscono, però scusami, la cosa importante, l'ENI non è solo l'ILVA, lì c'è la raffineria, è la raffineria dell'ENI. Io non so se è normale, è come in altri posti, praticamente tu la conosci Taranto, no? Sai, è nella città, è alle porte della città, è già questo, insomma, dovrebbe fare. E quella raffineria raddoppierà. E ci sono dei cittadini che però fanno i cittadini, magari associazioni, che si sono rivolti al Parlamento europeo e il Parlamento ha invitato la Commissione ad aprire una procedura su quella vicenda per violazione della direttiva Seveso Terra, perché ci sono dei documenti che sembrerebbero essere carenti. Ecco, le raffinerie incidono e lì lo ricordo ancora una volta, perché raddoppieranno? Perché arriveranno 50.000 barili di petrolio entro il 2015-2016 dalla concessione di coltivazione del Gorgoglione. E questo, quindi l'ILVA, l'ENI, la Cement, l'Arsenale, magari qualche inceneritore, in una Puglia verde, qualcuno dice, poi bisogna vedere come, ecologista, ecologia e libertà, che non... Sì, quei sindaci che girano con la pistola. Sì, quando vi... non so tu, come l'hai vista, non lo so. Certo, quando ho visto, io non credo che sia... Posso dirti una cosa, che non credo che sia stato un caso che lui ce l'avesse con la giacca aperta, tra l'altro sarebbe pure vietato perché bisogna... Vabbè, ma non fa niente. Sì, no, ma mi sembra che in base agli ultimi dati ISPRA, la Puglia, la Sicilia, il Molise, la Basilicata, sul fronte della gestione dei rifiuti viaggino male, a dire la verità, poca differenziata, poco riciclaggio, poca prevenzione e magari qualche inceneritore come Massafra, sai così, magari per prenderci, che ne so, pure qualche un po' di CIP6. A proposito di CIP6, diciamolo per una cosa, ma quanto siamo bravi, quanto siamo bravi, ma siamo veramente bravi. Mutuiamo una legge dalla Germania per sostenere le energie rinnovabili, però ci mettiamo in un provvedimento amministrativo per fottere, perché pensiamo di essere furbi, l'Unione Europea, la parola assimilabili. Quanta gente sa che la stragrande, una parte più consistente dei CIP6 mica è andata alle energie rinnovabili, è andata al 70%, al 75% e magari anche all'80%, a chi incenerisce i rifiuti, a chi utilizza gli scarti dei prodotti petroliferi, è andata a Garrone, è andata a Moratti, è andata all'ENI. Volete verificarlo? Andate sul sito dell'autorità per l'energia e scaricatevi le relazioni, le tabelle sono inequivocabili. E allora CIP6 è anche questo, 4 procedure di infrazione e una lettera di messa in mora. A proposito del diritto e del mancato rispetto, in questo caso del diritto comunitario, che è poi diventato nostro in teoria diritto quando le riceviamo le direttive, ma appunto credo che la convenzione di Aarhus, visto che per chi la conosce, io ho dovuto spendere 40 euro perché mi ero permesso di chiedere dei documenti su un sito inquinato, mi hanno fatto pagare 40 euro, potrebbero metterli in rete, pensa che i siti sono 400 quelli solo inquinati dal petrolio, se io volessi capire quanto devo spendere, ho fatto un calcolo, 15.000 euro, e questa è l'applicazione della convenzione di Aarhus e del diritto all'accesso alle informazioni e alla partecipazione del pubblico, perché questo dice quella convenzione che abbiamo recepito nel 2001 con la legge 108. Ci sono addirittura ministeri che in passato ci hanno risposto citandoci la 241-90, ma contro il cittadino. Bravo. Maurizio, potremmo... Sì. Maurizio, in conclusione vorrei, perché su queste vicende italiche si potrebbe parlare all'infinito purtroppo, che sentore, diciamo, tornando alla, diciamo, venendo alla questione interna, il comitato, i radicali, come pensi che sia? Ho sentito per esempio l'intervento di Emma, che era un pochino in qualche modo delusa dalla carenza un po' di analisi politica innovativa, profonda, classica, radicale, soprattutto un po' parlando anche del fatto dell'amnistia, forse c'è una poca spinta su questo da parte di tutto il movimento. Ma non
Non lo so se c'è poca spinta, io francamente mi auguro di no, perché direi che questa è la battaglia e su questo dobbiamo continuare a batterci. Da questa iniziativa sull'amnistia credo che possiamo tirare tanti fili e tutti riconducono a quello che siamo e che riteniamo di dover rappresentare in questo paese. Io ho sentito, a dire la verità, degli interventi che mi sembra che viaggiassero nella direzione giusta e non lo so, certo non dobbiamo dimenticarci appunto che quello è un obiettivo importante da perseguire, augurandoci che il supremo garante del diritto costituzionale finalmente si ricordi di essere il garante. Ecco, sì, vabbè, quello sì, è passato un anno, però la risposta, a proposito, 120 costituzionalisti penalisti a lettera, era una notizia? Era una notizia, la notizia è sparita e si capisce forse anche alla luce di quello che risponde il Presidente, è un argomento che non si può toccare, non è il momento. Ma poi che significa non è il momento? Cioè che io non ci arrivo proprio, i momenti si creano, si costruiscono ed è compito della politica creare i momenti ed è compito del Presidente della Repubblica, quello stesso Presidente, ha ragione Marco, che interviene pubblicamente, mica col messaggio alle Camere, a reti unificate, a dire al Parlamento: oh, voi dovete cambiare la legge elettorale, peccato che al di là di qualsiasi altra considerazione lui lo dica. Già ora la legge elettorale, tra l'altro, in teoria non si potrebbe cambiare perché appunto non prima di un anno dalle elezioni, però lui fa l'intervento su quello a reti unificate dicendo al Parlamento di muoversi e però non si ricorda manco di un piccolo referendum radicale del 93, lui ed altri. Il messaggio alle Camere, per dire alle Camere: guardate che noi siamo un paese fuori legge che viola manga pacata, per usare un termine partenopeo che il Presidente sicuramente comprenderà. Cosa succederebbe in Italia se ci fosse reato di tortura? Magari qualche direttore di carcere meriterebbe, per le dichiarazioni e per il senso dello Stato, loro sì, no? Penso alla lettera del Sidipe, dove dicono: noi vogliamo applicare la legge, quella che voi proclamate, e non ci mettete in condizione di farlo. Ecco, magari a quelli gli dovrebbero dare una medaglia, per dire. A qualcun altro, se esistesse, uno Stato appunto, forse dovrebbero arrestare lo Stato italiano, e non vogliamo aggiungere altro perché in realtà esiste anche il reato di vilipendio e quindi noi non vogliamo macchiarci di questo reato. Maurizio, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento per questa intervista e le altre che potrai vedere su libri.tv, e dico fin da adesso che alla ripresa, adesso abbiamo fatto una sospensione delle dirette fino a fine, a metà settembre, e che comunque vorremo aggiornamenti e con delle trasmissioni in diretta intervenendo su tutta la questione Basilicata e Lucania, d'accordo? Volentieri, grazie a te. Grazie ancora. Liberi.tv. Grazie Maurizio, ciao. Grazie.